reale. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Cecilia Mangini. Nasce a Mola di Bari nel 1927. All'età di 6 anni si trasferisce con la famiglia a Firenze, dove nel dopoguerra inizia a frequentare il mondo dei circoli del cinema. Si trasferisce a Roma nel 1952 per dedicarsi alla fotografia. Documentarista dal 1958, arriva al lungometraggio nel 1962 con Allarmi siam fascisti, firmato con Lino Micichè e il marito Lino Del Fra, con cui realizzerà in sodalizio i film La torta in cielo, 1972, Antonio Gramsci, I giorni del carcere, 1977, firmandone le sceneggiature. Nel 1983, in coregia con Lino Del Fra, realizza Comizi d'amore 80, 3 puntate per la terza rete Rai, che riprende, 20 anni dopo, l'inchiesta pasoliniana per cogliere i cambiamenti di mentalità in materia di amore e sessualità. Scrive sceneggiature per Marco Leto, La villeggiatura, del 1973, e Nico D'Alessandria, Regina Celi, del 2000. Alla sua figura di combattiva e appassionata testimone di un'intera epoca è stato dedicato nel 2011 il documentario Non c'era nessuna signora a quel tavolo di Lorenzo Conte e Davide Berletti. La prima tappa sono stati i cineclub, che sono stati una cosa importantissima per l'Italia da allora, nel senso che arrivava il cinema, il grande cinema di tutto il mondo, il grande cinema della democrazia che in Italia durante il fascismo non si era veduto. E dalla fine degli anni 50 inizia a realizzare una serie di sfavillanti documentari. E poi la mia passione per la fotografia, ho scoperto che si poteva fotografare, che la fotografia era una cosa bellissima, perché era un cimento, no? Acchiappare quel pezzetto di realtà che la raccontasse poi tutta. E tenete conto di una cosa che ritengo sia importante. Allora le fotografe erano pochissime e si diceva non è un mestiere per signorine, perché giravamo per strada. E si sa chi gira per le strade. I suoi film ritraggono la condizione giovanile, ritraggono il problema delle donne, ritraggono una società in fortissima mutazione. E poi sono passata al cinema un casualmente no, perché dico casualmente per quanto mi riguarda me, no, perché in quel momento è cambiata la legge del cinema in Italia. La legge nuova, quella che in un certo senso mi ha un po' catapultato nel documentario, perché poi io amavo il documentario, non volevo fare il cinema, mi ritengo una documentarista. Allora, questa legge cambiava completamente la commissione. La commissione, c'erano membri del dominati ministerialmente, ma soprattutto c'erano rappresentanti di categoria. C'erano i registi, c'erano i documentaristi, c'erano i sindacalisti, c'erano i direttori della fotografia. C'era gente che sapeva guardare e capire che se un documentario era qualcosa di valido oppure no. Ogni suo film è un prototipo, è un combattimento con il reale, attraversato grazie a forme espressive assolutamente differenti. Per questo è un cinema importante, un cinema di ricerca, un cinema che pone costantemente il dubbio su che tipo di rapporto avere con il mondo. Andare in giro a acchiappare quello che è importante e unico, e se uno è bravo lo prende, lo registra, se lo porta dietro, no? Questo mi affascinava enormemente. Maria i giorni, regia di Cecilia Mangini, 1960. È un film importante perché ci fa proprio vedere in maniera molto molto acuta quanto la Mangini sia all'interno del paradigma meridionalista
e non viva come culture della sconfitta le popolazioni del sud, i rituali magico-religiosi che lei stessa osserva. Maria era la contadina di una masseria vicino alla casa di mio nonno ed era una donna veramente particolare, nel senso che lei era la moglie morganatica di un signorotto locale che d'inverno stava a Napoli, d'estate arrivava e coabitava con lei. Lui era il proprietario della masseria e lei la dirigeva e gliela teneva a posto. Maria, la protagonista del film, è una anziana signora, probabilmente una contadina, che ha delle pratiche magiche. Noi la osserviamo senza nessuna tristezza, senza nessuna ossessione di voci narranti che ci vogliono far capire l'arcaismo di queste pratiche. Quella sua posizione sociale, in fin dei conti debole e, come dire, esposta a qualsiasi maldicenza e malevolenza, lei se n'è strafregata. Devo dire che si era imposta con la sua personalità, la sua forza interna, era accettata da tutti. E questo per i tempi di allora era una sua vittoria strepitosa. Per Maria e per gli altri, il traino è una seconda casa. Ogni mattina andare, ogni sera tornare. E dopo il lavoro di un giorno intero, la stanchezza diventa ira, diventa sonno, diventa fame. La stanchezza è che altro ancora. Con i giorni del suo passato Maria non vuole venire a patti. D'istinto si afferra a ogni pretesto pur di affermare la sua presenza. Essere al mondo, essere utile. Ogni litigio serve a gridare questa protesta. I ragazzi prima di buio recitano insieme il gioco dei grandi. Vecchio totem contro cui sfogarsi, che resta impassibile e sordo in mezzo al coro delle minacce. Vecchiaia e silenzio, se la vecchiaia è la quiete, ben venga un altro litigio che è in fondo una nuova protesta. L'attrito con le nuore, il rancore per gli sprechi domestici, è l'ennesima prova di un no all'attesa rassegnata della morte. Quando la solitudine le giunge troppo vicino, un broncio infantile la trova subito partecipe, pronta a intervenire. L'alleanza è stretta, provvisoria, come ogni gioco.
ripensare agli affetti che ora sono fotografie. Sfogliare il passato quando si dubita dell'oggi. Inseguire emozioni e sentimenti e rapporti ingialliti dall'umido di troppe sere. Desiderare l'allegria rubata ai giorni di feste troppo lontane. Per Maria, gli oggetti sono stanchi, come il sonno degli uomini. Ora è il momento dell'abbandono, quando le formule antiche servono a scacciare le male annate, a dimenticare l'insonnia, a sentirsi scoraggiata ma senza paura. Il colloquio ostinato con i santi del cielo è un modo di stare tra gli uomini sulla terra e di non temere la solitudine in un'altra vita. Sono capaci di fermare. Spirito Kaguro, che ti diverti a far impazzire gli animali, da sempre riempi l'alba con la malia delle tue fatture. Uno scongiuro basta per allontanarti. Fino a domani. Di possedere in segreto una difesa contro i colpi improvvisi dell'ignoto. Solitudine, ira e superstizione, avarizia, grettezza, rimpianto, non riescono a nascondere la presenza dei suoi giorni operosi. Nata al lavoro, va alla fatica di sempre, come la vecchia zappa, condannata a cadere in disuso, ma che ancora sa aprire la terra per il bisogno dell'uomo.
Ogni volta che rivedo quel documentario sento che c'è in lei una partecipazione a quello che sta facendo. In fin dei conti non è la sua vita, ma lei si esprime con una felicità di esprimere se stesso, mi sembra. Stendhalì, suonano ancora. Regia di Cecilia Mangini, 1959. Stendhalì nasce dal libro di Ernesto De Martino, Morte e pianto rituale nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo letto di rincorso perché il libro è splendido, è un'avventura culturale strepitosa. L'abbiamo letto io, l'ha letto mio marito, siamo saltati in macchina e siamo scesi giù come frecce nel Salento, nei paesi di lingua greca del Salento. Importante per lei sono gli insegnamenti di Ernesto De Martino, dai quali trae spunti per realizzare i suoi primi film e per vivere la condizione meridionalista da un punto di vista particolare, assolutamente non solo come luogo di sconfitta, di cultura sacrificata sugli altari della modernità, ma come luogo di riflessione di un valore interno a queste culture. È stato un po' difficile trovare l'equipe perché il pianto stava già scomparendo, nel senso che in un paese c'era una donna, in un altro ce n'erano due, solo a Martano c'era il team, il gruppo intero, compatto e molto molto affiatato. Cecilia Mangini utilizza un commento scritto da Pierpaolo Pasolini, eletto dall'attrice Lilla Brignone, per arricchire un film sulle lamentazioni funebri in lingua greca di un villaggio pugliese. Chi meglio di Pasolini può darmi questo testo? Lui è venuto, ci siamo guardati negli occhi, chi sapeva il greco? Io no, lui no, ma lui sapeva che c'era stata una traduzione in italiano nel 1870. Se l'è andata a prendere, se l'è andata a ritrovare, e cosa ha fatto? Lui ha fatto quest'opera di collage, prendendo un pezzo, ogni pezzo bello da ogni canto, e ha costruito un canto funebre che non esiste.
sera chiuna, ma morti subo sa sera chiuna, fatto jezza e ne ma na di cani che sortan de buttuna, cani che sortan de buttuna, sorta sorta da di soga ma, te ciò fu soco e nomena, te ciò fu soco e nomena, e te ti conta, te ti conta, e la conta in maronena. Già contai maronena, chi mi sorta mure giunde se, carona consume. Piangete madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi abbandonano prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta e ci ha tutti quanti segnati. Entrate in lutto tutti voi, o vicini, piangete grandi, piangete ragazzi, questo fiore ha perduto ogni forza e aveva appena 16 anni. Io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 3. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti nell'orto e nel cortile. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 5. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti da tutti i parenti. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 9. Quando io vedrò che tu non vieni, io perderò ogni speranza. E se vedrò che tu non vieni, alle 10 hai da vedere. Alle 10 sarò divenuta terra! Terra!
tu, cuore arso, piangi, piangi, urla sempre come un bue selvaggio che al mondo hai perduto ogni luce. Stavo bambino appeso a me, la scompagna, spitali. Mamma mia. Me l'avessi tu detto, figlio mio, che tu stavi per partire, ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la domenica? Nessuno di tutti che qui stanno. Tu resterai solo. Chi ti laverà la camicia, figlio mio? Te la laverà la lapide e la terra. E chi te la potrà stirare? Te la stirerà la lapide e la terra. Chi ti sveglierà, figlio mio, quando il giorno sarà alto? Là sotto è sempre un sonno, sempre notte buia. Il loro compito nei riguardi della società, difendere la famiglia colpita dal dolore distruttivo della morte e garantire che questo, il trapasso del lutto sarà, non sarà letale psicologicamente per il resto della famiglia, questo è di un'importanza, lo capite, fondamentale. E quindi erano persone che erano guardate e considerate nella società per quello che rappresentavano socialmente, appunto. Erano persone oltretutto straordinarie di un'umanità, come molto spesso sono le donne meridionali, perché hanno, come dire, acquisito quasi una doppia personalità attraverso quello che è essere donne, ma anche quello che è essere una persona nel contesto sociale. Come comportarsi quando dei riti stanno finendo, c'è ancora una memoria ma i riti non vengono più praticati? Il cineasta deve chiedere a chi ne ha memoria di rifarli, di ricostruirli? Per poi documentarli, si spera per l'eternità, oppure siccome il rito non viene più vissuto, espletato, rappresentato, non è corretto chiedere questa ricostruzione. Ecco, questo è uno dei grandi dilemmi innanzi ai quali si trova Cecilia Mangini e si trovano molti dei registi de Martignani quando affrontano rituali e pratiche religiose che sono in via di scomparsa. Sono come gli ultimi sospiri di una antichissima civiltà che in qualche modo però vengono documentati. L'ha detto benissimo la più vecchia delle lamentatrici, ha detto: moriamo noi e il pianto se ne muore, e lei voleva che del pianto rimanesse qualcosa. Divino amore, regia di Cecilia Mangini, 1961. Credevo di averlo perso, mi avete fatto una sorpresa incredibile riportandomelo, e non avete idea con quale attenzione, intenzione, tensione io l'ho guardato per la prima volta. È un film fondamentale per capire quali possibilità di ricerca sta offrendo in quegli anni l'innovazione nel cinema documentario. È un film al tempo stesso di osservazione della realtà. La regista si pone a seguire una serie di rituali che avvengono nel santuario laziale del Divino Amore, ma anche di forte interpretazione di questa realtà, attraverso soprattutto una colonna musicale di musica sperimentale, di musica assolutamente liberata da qualsiasi referenzialità
rispetto ai temi sacri del film, che ci pongono una specie di montaggio ulteriore, una specie di montaggio delle attrazioni dato da questo rapporto strano ma ricchissimo fra il visivo e l'uditivo. Quel testo musicale assolutamente astrale che Egisto Macchi ha costruito per questo documentario, questo testo non ha fatto la gran cassa, i tromboni, tutto quello che la banda popolare, l'ha fatto una musica rarefatta alla Weber, per cui sembra, ma lo è involontariamente, non l'ho voluto fare allora, non ne avevo la benché minima intenzione, in realtà oggi visto così sembra un'opera sperimentale. A un certo punto dei ragazzi suonano delle campane ed è un momento di fusione fra due livelli espressivi molto diversi, una colonna sonora composta ad hoc di grande sperimentalità e un suono dal vivo che entra e si fonde e ci richiama al realismo delle immagini. Thank you.
Thank you.
Il documentario finiva come ancora oggi finisce, con le donne che camminano all'indietro perché non si saluta la Madonna dandogli le spalle. Il documentario che esiste oggi è monco di una parte, cioè tutta la parte del picnic sull'erba, finito il momento del trasporto religioso, tutta quella parte del risarcimento, delle tremende emozioni vissute, tutto questo è scomparso. Dunque è un film che in qualche modo, per il registro delle immagini, appartiene a quel cinema verité, appartiene a quel cinema di osservazione che in quegli anni sta cambiando la modalità stessa di fare cinema documentario. Tommaso, regia di Cecilia Mangini, 1967. Tommaso è uno dei documentari che amo e mi sento più vicino, ma anche perché non solo racconto un adolescente, e forse aver realizzato Ragazzi di vita mi aveva messo, come dire, empaticamente in contatto con i ragazzi di quell'età, ma soprattutto perché io sono riuscita a fare meno dello speaker off, se non in due brevissime frasi, la presentazione e la conclusione. Abbiamo la voce del protagonista, Tommaso, che ha un grande desiderio lavorare al petrolchimico di Brindisi. Abbiamo altre voci di intervistati. Io sono andata là, in un certo senso, con il senso di affrontare un problema positivo, l'industrializzazione del Mezzogiorno, e un po' d'aspetto critico, come avviene questa industrializzazione. È un documentario che ci pone il problema della costruzione politica del reale, con una capacità di miscelare modalità drammaturgiche estremamente diversificate. In realtà, nei processi di industrializzazione del Mezzogiorno, gli imprenditori sono mancati e ci sono stati i padroni. Questa moto non parte mai, porca miseria. Come si deve fare? Lo russo Tommaso, nato a Brindisi nel quartiere Perrino, il 18 aprile 1950. Figlio di Rosario e di Fridone Annunziata, fino ad oggi incensurato e apolitico. Al petrolchimico voglio andare a lavorare. 1.500 lire al giorno. Così mi compro una moto che va forte come dico io. Una Gilera, una Parilla. Guarda, ecco il glucosio. CH2 o H sbarra. CH o H sbarra. CH fa proprio finta di interessarsi al glucosio. CH o H un'altra volta sbarra. CH o H e un'altra sbarra. E lei? C sbarra. Ma chi ci capisce niente? Con queste ragazze dell'Alta Italia. Che mica te trattano male per farti CH capire che ci stanno. H sbarra. H sbarra. Due sbarre anzi. Certo. È buona, è un bello poco. CH quattro volte. E non gliene frega niente di essere una ragazza chiacchierata. Quelle del nord fanno tutte così. Studiano, lavorano e sono libere.
appresso al padre ingegnere ha girato mezza Italia. Mio padre sì e noi è arrivato fino a Bora. Però non è fesso mio padre. Mi ha detto, tu diventi perito industriale che con la fabbrica che impiantano qua. Dai che ci sta. E se ci sta, ci sta per tutto. Chimico voglio andare. Mi chiamo Corvetto Antonio, mi sono diplomato lo scorso anno scolastico a Brindisi nel ramo elettronico, però attualmente non ho trovato lavoro. Ho fatto una ventina di domande sia nelle industrie del nord che a quelle locali, anche al petrolchimico, tra le quali neanche mi ha risposto. E mentre le altre mi hanno risposto sì ma negativamente, dicendomi appunto che non hanno bisogno di personale. E così, per rimediare un po' di questo tempo perso, cerco di riparare qualche radio, cercando appunto di rimediare qualche soldo in attesa di qualche posto. Anch'io vivo le stesse condizioni di Corvetto, e come me, parecchi compagni di scuola, che non ci resta altro che passeggiare il corso, dalla mattina alla sera. €1.500 al giorno. Sa perché mi hanno licenziato dall'industria chimica di Brindisi? Perché la paga era molto bassa. Mi davano 35-40 mila lire al mese, al massimo. E allora io non potevo vivere. Pagavo 6 mila lire di pullman. Pagavo le spese di casa. E la famiglia non poteva vivere. A un certo momento mi sono licenziato. L'ingegnere mi chiama e mi dice, Carrozzo, perché ti sei licenziato? Non ti sta bene con quella somma. E no che non mi sta bene. Allora che mi fa? Dice, se il Carrozzo resta, gli do un aumento di 2000 lire al mese. Questa sì che è buffa. Beh, la storia non finisce qui, ce n'è tante di storie. Anche questa amica mia che vuol raccontare la sua storia che voleva lavorare al petrolchimico. Ma poi non ci è mai riuscita. Al petrolchimico voglio andare. Sì, sì, perché c'ho carattere per andare forte sulla moto. Sto cercando le bottiglie per poterle vendere. Le comprano 5 lire l'una. 5 lire l'una. Che schifo. Che bel prezzo. Sono costretto per non andare a rubare. 4 anni fa io, quando costruivo la fabbrica, facevo il manovale. Sperava che si costruivano delle fabbriche e sperando di stare dentro quando si veniva. Ma per entrare ci voleva qualche raccomandazione. 1.500 lire al giorno. Me le potrò accumulare e quando sarò grande mi farò una posizione. Figlio mio è morto, no, lo vedo, cioè, si voleva bene di tutto, lo figlio mio. Figlio mio. La direzione dice che è caduto dentro la cisterna. Ma come si fa a cadere dentro la cisterna da un buco così piccolo? Mamma, un figlio mio! No! Sopra i 29 anni c'è un figlio mio! Noi pensiamo che l'ambiente era velenoso e non è uscito più, è morto. Thank you.
Oddio, mio padre. Disgraziato, ma che vai a combinare? L'altra volta che prendi la moto mia e t'ammazzo di botte. Gli altri italiani del petrolchimico hanno tutto. Lavatrici, mobili, tutto hanno. Un corridoio, un gabinetto, una stanza da letto. Hanno delle macchine anche. Comprano qualsiasi cosa, tutto quello che serve per la casa, tutto. Anche per lo russo Tommaso, fino ad oggi incensurato e apolitico, forse si apriranno un giorno i cancelli di questa fabbrica. Contrariamente alle apparenze, non sarà lui ad aver scelto. La priorità di scelta spetta al monopolio, che conta su di lui e su migliaia di suoi simili, indifesi, sottoccupati, braccianti. Al di là dei cancelli della fabbrica, il topping, il cracking, i tempi stretti, le quotazioni alla borsa valori di New York, la subordinazione. Fuori dei cancelli, le baracche del Perrino, il bracciantato, le decisioni dei notabili, la vecchia subordinazione. E questa non è una scelta. Dio non sa che sarà lui stesso a svegliarli. Bianco e nero ha una stilizzazione che il colore raramente riesce a raggiungere, anche perché impone una tale scelta di e impiego di mezzi tecnici per arrivare a un colore decantato. E poi non sempre è una bella scelta. Il bianco e nero resta bello, pulito, netto. È un film che illustra l'impegno civile della Mangini nel vedere oltre i miti dell'industrializzazione del sud, di una cattedrale nel deserto in questo caso, quello che potrà accadere. Il bambino ha preso a me la scampagna, spinta di un...
l'avessi tu detto, figlio mio, che tu stavi per partire, ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la domenica? Nessuno di tutti che qui stanno. Tu resterai solo. Chi ti laverà la camicia, figlio mio? Te la laverà la lapide e la terra. E chi te la potrà stirare? Te la stirerà la lapide e la terra. Chi ti sveglierà, figlio mio, quando il giorno sarà alto? Là sotto è sempre un sonno, sempre notte buia. Il loro compito nei riguardi della società, difendere la famiglia colpita dal dolore distruttivo della morte e garantire che questo, il trapasso del lutto sarà, non sarà letale psicologicamente per il resto della famiglia, questo è di un'importanza, lo capite, fondamentale. E quindi erano persone che erano guardate e considerate nella società per quello che rappresentavano socialmente, appunto. Erano persone oltretutto straordinarie, di un'umanità, come molto spesso sono le donne meridionali, perché hanno, come dire, acquisito quasi una doppia personalità attraverso quello che è essere donne, ma anche quello che è essere una persona nel contesto sociale. Come comportarsi quando dei riti stanno finendo, c'è ancora una memoria ma i riti non vengono più praticati. Piangete, madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi abbandonano prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta e ci ha tutti quanti segnati. Entrate in lutto tutti voi, o vicini, piangete grandi, piangete ragazzi. Questo fiore ha perduto ogni forza e aveva appena 16 anni. Ma già la tua lima, c'è un rumore, mongo, ma
poco, ma pazienza che tra... Il commentario finiva come ancora oggi finisce, con le donne che camminano all'indietro perché non si saluta la Madonna dandogli le spalle. Il documentario che esiste oggi è monco di una parte, cioè tutta la parte del picnic sull'erba, finito il momento del trasporto religioso, tutta quella parte del risarcimento, delle tremende emozioni vissute, tutto questo è scomparso. Dunque è un film che in qualche modo per il registro delle immagini appartiene a quel cinema verité, appartiene a quel cinema di osservazione che in quegli anni sta cambiando la modalità stessa di fare cinema documentario. Tommaso, regia di Cecilia Mangini, 1967. Tommaso è uno dei documentari che amo e mi sento più vicino, ma anche perché non solo racconto un adolescente, e forse aver realizzato Ragazzi di vita mi aveva messo, come dire, empaticamente in contatto con i ragazzi di quell'età, ma soprattutto perché io sono riuscita a fare meno dello speaker off, se non in due brevissime frasi, la presentazione e la conclusione. Abbiamo la voce del protagonista, Tommaso, che ha un grande desiderio lavorare al petrolchimico di Brindisi. Abbiamo altre voci di intervistati. Io sono andata là, in un certo senso, con il senso di affrontare un problema positivo, l'industrializzazione del Mezzogiorno, e un po' d'aspetto critico, come avviene questa industrializzazione. È un documentario che ci pone il problema della costruzione politica del reale, con una capacità di miscelare modalità drammaturgiche estremamente diversificate. In realtà nei processi di industrializzazione del Mezzogiorno gli imprenditori sono mancati e ci sono stati i padroni. Oddio, mio padre! Disgraziato, ma che vai a combinare? L'altra volta che prendi la moto mia e t'ammazzo di botte! Gli altri italiani del petrolchimico hanno tutto. Lavatrici, mobili, tutto hanno. Un corridoio, un gabinetto, una stanza da letto. Hanno delle macchine anche. Comprano qualsiasi cosa, tutto quello che serve per la casa, tutto. Anche per lo russo Tommaso, fino ad oggi incensurato e apolitico, forse si apriranno un giorno i cancelli di questa fabbrica. Contrariamente alle apparenze, non sarà lui ad aver scelto.
la priorità di scelta spetta al monopolio, che conta su di lui e su migliaia di suoi simili, indifesi, sottoccupati, braccianti. Al di là dei cancelli della fabbrica, il topping, il cracking, i tempi stretti, le quotazioni alla borsa valori di New York, la subordinazione. Fuori dei cancelli, le baracche del Perrino, il bracciantato, le decisioni dei notabili, la vecchia subordinazione. E questa non è una scelta. Solo le ragnatele sono capaci di fermare. Spirito Kaguro, che ti diverti a far impazzire gli animali, da sempre riempi l'alba con la malia delle tue fatture. Uno scongiuro basta per allontanarti. Fino a domani. Di possedere in segreto una difesa contro i colpi improvvisi dell'ignoto.
religiosità e solitudine, ira e superstizione, avarizia, grettezza, rimpianto, non riescono a nascondere la presenza dei suoi giorni operosi. Nata al lavoro, va alla fatica di sempre, come la vecchia zappa, condannata a cadere in disuso, ma che ancora sa aprire la terra per il bisogno dell'uomo. Ogni volta che rivedo quel documentario sento che c'è in lei una partecipazione a quello che sta facendo. In fin dei conti non è la sua vita, ma lei si esprime con una felicità di esprimere se stesso, mi sembra. Stendhalì, suonano ancora. Regia di Cecilia Mangini, 1959. Stendhalì nasce dal libro di Ernesto De Martino, Morte e pianto rituale nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo letto di rincorso perché il libro è splendido, è un'avventura culturale strepitosa. L'abbiamo letto io, l'ha letto mio marito, siamo saltati in macchina e siamo scesi giù come frecce nel Salento, nei paesi di lingua greca del Salento. Importante per lei sono gli insegnamenti di Ernesto De Martino, dai quali trae spunti per realizzare i suoi primi film e per vivere la condizione meridionalista da un punto di vista particolare, assolutamente non solo come luogo di sconfitto, vissuto, espletato, rappresentato. Non è corretto chiedere questa ricostruzione. Ecco, questo è uno dei grandi dilemmi innanzi ai quali si trova Cecilia Mangini e si trovano molti dei registi de martiniani quando affrontano rituali e pratiche religiose che sono in via di scomparsa. Sono come gli ultimi sospiri di una antichissima civiltà che in qualche modo però vengono documentati. L'ha detto benissimo la più vecchia delle lamentatrici. Ha detto: moriamo noi e il pianto se ne muore. E lei voleva che del pianto rimanesse qualcosa. Divino amore, regia di Cecilia Mangini, 1961. Credevo di averlo perso. Mi avete fatto una sorpresa incredibile riportandomelo. E non avete idea con quale attenzione, intenzione, tensione io l'ho guardato per la prima volta. È un film fondamentale per capire quali possibilità di ricerca sta offrendo in quegli anni l'innovazione nel cinema documentario. È un film al tempo stesso di osservazione della realtà. La regista si pone a seguire una serie di rituali che avvengono nel santuario laziale del Divino Amore, ma anche di forte interpretazione di questa realtà, attraverso soprattutto una colonna musicale di musica sperimentale, di musica assolutamente liberata da qualsiasi referenzialità rispetto ai temi sacri del film, che ci pongono una specie di montaggio ulteriore, una specie di montaggio delle attrazioni dato da questo rapporto strano ma ricchissimo fra il visivo e l'uditivo. Quel testo musicale assolutamente astrale che Egisto Macchi ha costruito per questo documentario, questo testo non ha fatto la gran cassa, i tromboni, tutto quello che la banda popolare, l'ha fatto una musica rarefatta alla Weber, per cui sembra, ma lo è involontariamente, non l'ho voluto fare allora, non ne avevo la benché minima intenzione, in realtà oggi visto così sembra un'opera sperimentale. A un certo punto dei ragazzi suonano delle campane ed è un momento di fusione fra due livelli espressivi molto diversi, una colonna sonora composta ad hoc di grande sperimentalità e un suono dal vivo che entra e si fonde e ci richiama al realismo delle immagini. Litigio che è in fondo una nuova protesta. L'attrito con le nuore, il rancore per gli sprechi domestici è l'ennesima prova di un no all'attesa rassegnata della morte. Quando la solitudine le giunge troppo vicino, un broncio infantile la trova subito partecipe, pronta a intervenire.
l'alleanza è stretta, provvisoria, come ogni gioco. Ripensare agli affetti che ora sono fotografie. Sfogliare il passato quando si dubita dell'oggi. Inseguire emozioni e sentimenti e rapporti ingialliti dall'umido di troppe sere. Desiderare l'allegria rubata ai giorni di feste troppo lontane. Maria, gli oggetti sono stanchi, come il sonno degli uomini. Per cui sembra, ma lo è involontariamente, non l'ho voluto fare allora, non ne avevo la benché minima intenzione. In realtà oggi, visto così, sembra un'opera sperimentale. A un certo punto dei ragazzi suonano delle campane ed è un momento di fusione fra due livelli espressivi molto diversi, una colonna sonora composta ad hoc di grande sperimentalità e un suono dal vivo che entra e si fonde e ci richiama al realismo delle immagini.
Ci voleva voler bene di tutto lo figlio mio. La direzione dice che è caduto dentro la cisterna. Ma come si fa a cadere dentro la cisterna da un buco così piccolo? Mamma figlio mia! Mamma figlio mia! Sopra i 29 anni sia un figlio mio. Noi pensiamo che l'ambiente era velenoso e non è uscito più, è morto. Figlio mio! Figlio mio! Aiuti, figlio, aiuti, come vieni, figlio! Padre. Disgraziato, ma che vai a combinare? L'altra volta che prendi la moto mia ti ammazzo di botte. Gli altri italiani del petrolchimico hanno tutto. Lavatrici, mobili, tutto hanno. Un corridoio, un gabinetto, una stanza da letto. Hanno delle macchine anche. Comprano qualsiasi cosa, tutto quello che serve per la casa, tutto. Anche per lo russo Tommaso, fino ad oggi incensurato e apolitico, forse si apriranno un giorno i cancelli di questa fabbrica. Contrariamente alle apparenze, non sarà lui ad aver scelto. Socialmente, appunto. Erano persone oltretutto straordinarie di un'umanità, come molto spesso sono le donne meridionali, perché hanno, come dire, acquisito quasi una doppia personalità attraverso quello che è essere donne, ma anche quello che è essere una persona nel contesto sociale. Come comportarsi quando dei riti stanno finendo, c'è ancora una memoria ma i riti non vengono più praticati. Il cineasta deve chiedere a chi ne ha memoria di rifarli, di ricostruirli, per poi documentarli, si spera per l'eternità, oppure siccome il rito non viene più vissuto, espletato, rappresentato, non è corretto chiedere questa ricostruzione. Ecco, questo è uno dei grandi dilemmi innanzi ai quali si trova Cecilia Mangini e si trovano molti dei registi de Martignani quando affrontano rituali e pratiche religiose che sono in via di scomparsa. Sono come gli ultimi sospiri di una antichissima civiltà che in qualche modo però vengono documentati. L'ha detto benissimo la più vecchia delle lamentatrici, ha detto: moriamo noi e il pianto se ne muore, e lei voleva che del pianto rimanesse qualcosa. Divino amore, regia di Cecilia Mangini, 1961. Credevo di averlo perso. Mi avete fatto una sorpresa incredibile riportandomelo e non avete idea con quale attenzione, intenzione, tensione io l'ho guardato per la prima volta.
è un film fondamentale per capire quali possibilità di ricerca sta offrendo in quegli anni l'innovazione nel cinema documentario. È un film al tempo stesso di osservazione della realtà. La regista si pone a seguire una serie di rituali che avvengono nel santuario laziale del Divino Amore, ma anche di forte interpretazione di questa realtà, attraverso soprattutto una colonna musicale di musica sperimentale, di musica assolutamente liberata da qualsiasi referenzialità rispetto ai temi sacri del film, che ci pongono una specie di montaggio ulteriore, una specie di montaggio delle attrazioni dato da questo rapporto strano ma ricchissimo fra il visivo e l'uditivo. Quel testo musicale assolutamente astrale che Egisto Macchi ha costruito per questo documentario, questo testo non ha fatto la gran cassa, i tromboni, tutto quello che la banda popolare, ha fatto una musica rarefatta alla Weber, per cui sembra, ma lo è involontariamente, non l'ho voluto fare allora, non ne avevo la benché minima intenzione. Essere al mondo, essere utile. Ogni litigio serve a gridare questa protesta. I ragazzi prima di buio recitano insieme il gioco dei grandi. Un vecchio totem contro cui sfogarsi che resta impassibile e sordo in mezzo al coro delle minacce. È silenzio, se la vecchiaia è la quiete, ben venga un altro litigio che è in fondo una nuova protesta. L'attrito con le nuore, il rancore per gli sprechi domestici, è l'ennesima prova di un no all'attesa rassegnata della morte. Quando la solitudine le giunge troppo vicino, un broncio infantile la trova subito partecipe, pronta a intervenire. L'alleanza è stretta, provvisoria, come ogni gioco. Sa perché mi hanno licenziato dall'industria chimica di Brindisi? Perché la paga era molto bassa. Mi davano 35-40 mila lire al mese, al massimo. E allora io non potevo vivere. Pagavo 6 mila lire di pullman. Pagavo le spese di casa. E la famiglia non poteva vivere. A un certo momento mi sono licenziato. L'ingegnere mi chiama e mi dice: Carrozzo, perché ti sei licenziato? Non ti sta bene con quella somma. No che non mi sta bene. Allora che mi fa? Dice: se il Carrozzo resta gli do un aumento di 2000 lire al mese. Questa sì che è buffa.
Beh, la storia non finisce qui, ce n'è tante di storie. Anche questo amico mio che vuol raccontare la sua storia, che voleva lavorare al petrolchimico, ma poi non ci è mai riuscito. Al petrolchimico voglio andare. Sì, sì, perché c'ho carattere per andare forte sulla moto. Sto cercando le bottiglie per poterle vendere. Le comprano 5 lire l'una. 5 lire l'una. Che schifo. Che bel prezzo. Sono costretto per non andare a rubare. 4 anni fa io, quando costruivo la fabbrica, facevo il manovale. Cosperava che si costruivano delle fabbriche e sperando di stare dentro quando si veniva. Ma per entrare ci voleva qualche raccomandazione. 1500 lire al giorno. Me le potrò accumulare e quando sarò grande mi farò una posizione. Padre mia, sono mia, c'è già da dire, figlia mia. Caro figlio mio è morto, lo figlio mio è morto, no, lo vedo, cioè, si voleva bene di tutto, lo figlio mio. La direzione dice che è caduto dentro la cisterna. Ma come si fa a cadere dentro la cisterna da un buco così piccolo? Mamma figlio mia! Mamma figlio mia! No! Sono di 29 anni, ciao figlio mia! Noi pensiamo che l'ambiente era velenoso, eh? E non è uscito più, è morto.